Ciao gente, benvenuti in un nuovo video. Oggi video. Che bella questa canottiera col leone. Pensate che se la metto al sole diventa colorato. Non so mai capito come funzionano queste cose. Comunque, oggi è arrivato il momento di tagliarci i capelli, ragazzi, perché abbiamo la luna nel segno del leone, cioè nel segno del leone. Per quello ho messo la canottiera. I miei capelli sono così. Mi dispiace comunque tagliarli, però devo tagliare almeno le punte. Le punte sono smangiate, ragazzi, guardate, fanno schifo. Quindi taglierò le punte. Quindi non so ancora quando, comunque, cioè non so ancora come, volevo dire, comunque quando sì, perché li taglio oggi. Perché mi sono stufata anche del colore, cioè voglio farli di un colore diverso. Comunque sono tutti, cioè, scalati a muzzo, qua c'è la frangia che arriva fino a qui. Le lunghezze sono ancora del 19 quando mi ero fatta quella specie di henné tarocco che ho comprato da Amazon. C'era scritto henné purissimo, una puzza di chimico, ragazzi, e poi non se n'è più andato via dalle punte perché era sicuramente edulcorato. Comunque c'era della roba dentro. E sono ancora castano scuro nere, stonano perché mi sono anche stufata di avere questo colore. Oggi poi mi sono anche dimenticata di farmi le sopracciglia, quindi non ho le sopracciglia. Cioè, vedete quanto sto male io senza sopracciglia, cioè con le sopracciglia naturali, con il capello troppo scuro. Secondo me mi butta giù, mi appiattisce. Quindi vorrei cambiare stile. Spero di essere a fuoco. Comunque, volevo cambiare stile e oggi è il momento di tagliarci i capelli. Voglio fare come avevo già fatto gli anni scorsi, cioè fare due codini. L'ho visto in un video di YouTube, di una tizia, che diceva di dividere la testa con la riga di mezzo, poi farsi due codini e poi mettere degli elastici in modo da tagliare soltanto le punte. Comunque dovrò andare in bagno per fare questa operazione, però volevo farvi l'intro. Ok, iniziamo. Ok, ragazzi, mi sono messa la camicia perché avevo freddo. Ho fatto i codini, guardate la tristezza. Ma come fanno le persone ad avere 200 kg di capelli? Non ho mai capito, comunque. Ok, mi li voglio tagliare tanto. Mi sono presa uno specchio perché altrimenti potrei fare. Già farò casini, però. Così volevo documentare l'evento. Perché tanto questi arrivano fino qui già. Cioè, quindi anche volendo questi. Ok, ragazzi, segno della croce, lo so che farò. Probabilmente me ne pentirò. Allora, se avessi avuto dei bei capelli li avrei donati, ma dato che fanno di prezzo, cioè, ma chi è che si andrebbe mai a mettere? A parte che non verrebbe nemmeno la frangia che avevo comprato, la mia frangetta Marilyn, è più spessa di entrambe le mie ciocchette dei capelli, quindi vi fa capire quanto fanno di prezzo. E poi vedete, questo sono così, quindi comunque dovrete. Sono agitata, mi serve un pezzo di carta, aspettate. Stavo dicendo, la persona grezza tagliarsi così i capelli, vabbè qua. Però, beh, prima di tutto mettiamoli, vedete, non sono dritti. Devono essere dritti. Mettermi così. Una volta facevo fare queste cose a mia mamma, però l'ultima volta che mi ha tagliato i capelli, me li ha tagliati a scodella, cioè ho fatto un casino. Perché poi mia madre c'ha la mania delle forbici, quindi è come Edward mani di forbice. Mi aveva tagliato anche le basette, cioè infatti questi ciuffi qua sono più corti perché me li avevate lanciati così. Lasciamo stare. Ok, direi che sono dritti. Ok, iniziamo. Ok, addio capelli.
Mio Dio, ragazzi, guardate, guardate quanti! Potrei usarli per impiantarli su una Barbie, no? Vabbè. 100 cielo, l'ho fatto veramente. Non piangere, ormai l'hai fatta la cavolata, quindi. Vabbè, però guardate come sono belle le punte, adesso sono piene. Facevano schifo prima. Ok. È arrivato il momento di fare questo. La seconda parte. Addio, addio codini. Questi erano quasi un anno di crescita, ragazzi. Addio. Però, secondo voi, ho fatto una cavolata? Potete scrivere quello che volete nei commenti. Tolgo questa perché scuro su scuro non si vede bene. Adesso poi me li andrò anche a lavare. Non so nemmeno se sono drittissimi. Probabilmente no. Però vabbè, me li farò poi pareggiare. Secondo voi ho fatto una cavolata o ho fatto bene? È che sinceramente le punte mi facevano schifo. Non mi piacevano più ed erano. Ragazzi, però mi piace così. Cioè, secondo me ho fatto una cosa. Dai. Sono soltanto un po' pesante perché ho messo un balsamo troppo pesante. Adesso poi me li vado a lavare. Come sono belle le punte adesso. Ok, poi nel prossimo video vi anticipo che devo fare una cosa di colore. Però voi faccio il video perché sarà una cosa che non dovrei fare da sola, ma voglio farla lo stesso. Niente. Mi è strano avere i capelli corti, cioè corti, comunque sono allevati alle spalle. Ok, ragazzi, scrivetemi pure nei commenti secondo voi se ho fatto bene oppure ho fatto un'idiozia. Però veramente, guardate come erano brutte le punte. Cioè, erano tutte smangiate ed erano mini, cioè misere. Io non ho mai capito perché ho i capelli così fini. Però li ho sempre avuti fini, da quando ero piccola. Mia madre non mi faceva mai i codini perché mi scivolava l'elastico. Cioè, ho sempre avuto capelli sottilissimi. Invece a volte vedo quelle tizie su YouTube, su Facebook, che hanno la massa, cioè proprio la criniera che io vorrei. E quindi niente, visto che dai, però secondo me sto bene con questo, con questa lunghezza, comunque non è eccessivamente corta. Bene, gente, eccomi dopo lo shampoo. Come potete vedere, a parte che i capelli sono diventati sani, cioè nel senso, secondo me sono migliorati. Guardate, li ho tagliati da sola, ovviamente non so quanto possano essere dritti. Però vabbè, me li farò pareggiare poi se sono storti. Scrivetemi nei commenti se vedete delle ciocche storte, però credo di essere andata piuttosto dritta dopo aver tagliato loro. Queste erano le mie lunghezze, guardate che tristezza, cioè li avevo così. Erano veramente lunghissimi, però miseri. Cioè guardate, tutte e due insieme fanno neanche una frangia. Io non ho mai capito come fanno le persone a avere chili di capelli, mai capito. I miei sono sempre stati, cioè anche così comunque sono sottili e sono pochi. E sono effetto piastra, cioè sono. Io li ho asciugati solo col phon a testa in giù, ragazzi, dovrebbero venire gonfi, no? E invece no. Cioè io dopo che li asciugo a testa in giù col phon vengono così, tipo piastra. Cioè, tipo se avessi, come se li avessi piastrati. Sto
Scrivetemi se anche voi avete questo tipo di capello, cioè io non vedo tanta gente con questo capello, molto asiatico, cioè tipo asiatico. Comunque volevo fare qualcosa di diverso, volevo schiarirmi delle ciocchette, non so, mi piacerebbe, ecco tipo questo, mi piacerebbe farla più chiara. Secondo voi sto bene o male? Non ho ancora capito se biondo o rosso, magari anche rame, non è detto, però mi piacerebbe. Niente, spero che il video dove mi sono tagliati i capelli vi sia piaciuto. Secondo voi ho fatto bene o male? Cioè, guardate, qua c'è più di un anno di lunghezza. Prima o poi so che me ne pentirò di averlo fatto. Però non erano nemmeno, cioè, ormai erano veramente tutti spezzati, tra parentesi. Cioè, tutte di lunghezze differenti, ma poi soprattutto erano miseri. Ripeto, erano tutti qua i miei capelli, cioè. Sì, potrei donarli, ma che cosa viene fuori con questo? Cioè, chi dona i capelli di solito hanno la massa, ci fanno le parrucche, invece con questo cosa vuoi fare? Cioè, probabilmente devo fare capelli a una Barbie, ma nemmeno, cioè, lei ha più capelli di me. Vabbè. Niente, spero che questo video vi sia piaciuto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!